Senti, io faccio partire la musica, tu l'ascolti, quando si abbassa la musica cominci a parlare piano e chiaro, chiaro, corto. Buongiorno a tutti, vi stavo aspettando. Sono il Cavalier Boldrini, intimo amico del deputato Finzi, l'uomo che vi condurrà per questa breve visita. Seguitemi, signori. Seguitemi. Chiederete chi sono questi due personaggi seduti agli angoli. Vi risponderò subito che sono fondamentali per il nostro percorso. Da un lato Cavour, primo ministro del Regno di Sardegna, e dall'altro Napoleone III, imperatore di Francia. Si deve a loro l'accordo che portò il Piemonte all'alleanza con la Francia, per battere un grande nemico, l'Austria, gelosa padrona dei territori del Lombardo-Veneto. A loro la parola. E la Francia si impegna ad appoggiare l'iniziativa militare del Piemonte solo nel caso in cui siano gli austriaci per primi a dichiarare guerra. In caso contrario, qualora fossero i piemontesi, questi accordi sono da ritenersi nulli. In caso di vittoria, l'Italia conquisterà il Lombardo-Veneto, mentre diventeranno possedimenti francesi i territori di Nizza e della Savoia. Cavour e Napoleone III hanno appena firmato gli accordi di Plombières. Grazie ad essi la Francia si alleava col Piemonte contro l'Austria. Iniziava così la seconda guerra di indipendenza. La prima l'avevano persa malamente nel 1848, ma adesso, 11 anni dopo, era l'ora della rivincita. Che la guerra cominci! L'Italia meridionale è stata liberata dagli oppressori borbonici. Tra poco cavalcherò verso nord, mentre il nostro futuro re
Vittorio Emanuele II lo sta già facendo venendo verso sud. Il punto in cui ci incroceremo sarà ricordato per sempre. Lì, infatti, gli consegnerò simbolicamente le terre del sud, ormai libere ed entusiaste di riconoscere il re di Sardegna come guida dell'Italia e degli italiani. Viva Viva! A presto, soldati! Saluto al popolo del Meridione e viva l'Italia! Viva Viva! Mi inchino davanti al futuro re d'Italia e con immensa devozione gli consegno il regno delle due Sicilie, da oggi interamente italiano. Il popolo del sud ti è riconoscente e si gloria di diventare tuo suddito e obbedirti per sempre. Ringrazio il tuo sforzo, generale, dei tuoi fedeli soldati e di tutto il popolo del Mezzogiorno. Per me sarà un onore governare su queste terre. Viva l'Italia unita e indipendente! Marzo 1861 si unì a Torino il primo Parlamento nazionale e Vittorio Emanuele II fu incoronato re d'Italia. Anche se mancavano il Veneto e Roma, l'unità poteva dirsi realizzata. E recitando i versi di un anonimo scrittore del Risorgimento possiamo così concludere: lunghi anni attese il popolo italiano per ritrovare l'unità perduta. Onore ai quanti non versarono in vano il loro sangue per la patria ambita. Viva l'Italia! Viva l'Italia!